paradossalmente il nuovo libro appunto che stiamo presentando su Einstein, Sette brevi lezioni di relatività, è un libro più complesso. È più complesso perché non ha formule, paradossalmente. Il libro non è rivolto a un pubblico di specialisti e quindi fa lo sforzo ulteriore di cercare di spiegare i concetti base della relatività. Il nome ammetto subito, diciamo, di averlo preso anche in maniera positiva da un libro di Carlo Rovelli che sta andando molto bene, che è Sette brevi lezioni di fisica. Allora, l'amore per la fisica nasce, secondo me, e qui devo citare Einstein, dalla curiosità, perché fin da bambino ero interessato all'età di 12 anni più che altro all'astronomia. Della fisica è molto, un periodo molto particolare, frizzante, nel senso che al CERN di Ginevra è stato scoperto il bosone di Higgs con buona, diciamo, buona approssimazione, perché questo campo non si è mai ancora sicuro al 100%, sembrerebbe essere proprio lui, però diciamo ci saranno ulteriori conferme. La teoria della gravitazione, diciamo così, in generale, non va d'accordo con la meccanica quantistica, cioè sono incompatibili, quindi vuol dire che una delle due è sbagliata, entrambi sono probabilmente incomplete, stiamo cercando una teoria sbagliata tra virgolette naturalmente che vada a sostituire queste due. Si chiamano teorie di grande unificazione o teorie, no, più che grande unificazione, teorie del tutto, chiamiamole così in inglese, che unificano le quattro forze. E questo libro, Il significato della realtà, è basico perché è proprio il primo libro che Einstein fece, e gli ultimi capitoli si può osservare che sono tentativi di rifacimento continuo di questa teoria finale, non riuscì a giungere a un risultato definito. Appunto, Einstein diceva che bisogna trovare un equilibrio tra tecnicismo e la capacità di far capire le cose. Io spero in questo libro, poi l'Aracne, di aver illustrato almeno la base della relatività e soprattutto molti equivoci che girano sui paradossi, perché ecco, ad esempio il paradosso dei gemelli spesso è capito male e trattato male. Si tratta di una questione molto tecnica, ma dal punto di vista divulgativo si può spiegare facilmente, insomma, non c'è bisogno di arrivare alle formule. E molto spesso questo paradosso dei gemelli è capito male, ma anche da professionisti, e viene propagata un'idea poi sbagliata, ripresa dai media, da Quark, per esempio, eccetera. Quindi dobbiamo in qualche maniera stare molto attenti alle parole, perché quando non utilizziamo più le formule, poi le parole possono dire tante cose, l'entropia, tra virgolette, il disordine di un discorso aumenta non usando le formule. Allora dobbiamo cercare di prevenire interpretazioni sbagliate sul nascere.